Mi ha colpito, come credo abbia colpito tutti, l'idea di questo articolo 140 della Costituzione, il diritto alla verità. C'è un problema, c'è almeno un problema che sarà venuto in mente a tanti di noi. Ci può anche essere il diritto a saperla la verità, però poi ci vuole la capacità di riconoscerla, la capacità di accettarla, la capacità di farne tesoro. E non è scontato. Alcune verità ingombranti del nostro Paese sono a portata di mano, ma quanto costa la verità? Quanto pesa sapere la verità? Quanta cultura ci vuole per far tesoro della verità? Quando passavano quelle immagini, mi è tornato in mente Paolo Borsellino. Mi è tornato in mente l'ultimo discorso che Borsellino ha fatto, era già morto Falcone, di lì a poco sarebbe morto Borsellino con tutta la sua scorta, e in quell'ultimo discorso pronunciato alla Biblioteca Civica di Palermo, invitato dagli scout di Palermo, Borsellino disse: fate attenzione, perché la sconfitta delle mafie non è una faccenda che può riguardare soltanto la polizia, i magistrati, è qualcosa di molto più profondo che chiama un movimento fatto soprattutto da giovani che sappiano riconoscere il fresco profumo della libertà, e sapendo riconoscere il fresco profumo della libertà sappiano distinguerlo dal puzzo del compromesso. Ma se qualcuno non ti ha insegnato ad apprezzare il fresco profumo della libertà, tu non lo sai distinguere dal puzzo del compromesso. Che cosa fa la differenza tra una persona che sa riconoscere il fresco profumo della libertà da uno che non lo sa distinguere? La cultura. La cultura, la capacità di sapere, di conoscere, di riflettere. Ecco. Io sono orgogliosamente un amico del cammello. Io ho cominciato a frequentare Nichelino insieme a Diego da responsabile di Libera, perché qui a Nichelino si organizzava e si organizza una scuola di formazione alla politica. Una scuola di formazione alla politica che poi ha dato vita anche ad una biblioteca. Qualcuno qui ha capito che per sconfiggere le mafie, perché quella verità si trasformi in tesoro, ci vuole un investimento sulla cultura, sui saperi e sul saper mettersi in ascolto. Io questa capacità qui a Nichelino l'ho incontrata, in quell'associazione, in quella scuola di formazione politica, ho sempre trovato Angelino Riggio, capace di essere cerniera tra esperienze. Diego prima citava Giancarlo Caselli, ma ci siamo venuti insieme qui con Giancarlo Caselli. Eravamo amici del cammello. Allora quando sento, quando leggo nelle interviste che Angelino sta rilasciando, che Angelino si candida ad essere il sindaco di Nichelino per essere cerniera tra le generazioni, per essere portatore, per essere colui che accompagna il cambiamento, la trasformazione, l'assunzione di maggiori responsabilità da parte di chi oggi ha 40 anni, 30 anni o anche meno, io gli credo. E non è da poco in politica fidarsi di ciò che qualcuno che si sta candidando dice. Angelino Riggio, quando dice questo, è credibile, perché l'ha fatto in tutti questi anni, impegnandosi in cultura, impegnandosi a fare scuola, impegnandosi con ciò affinché quel fresco profumo della libertà di cui parlava Paolo Borsellino sia sempre di più patrimonio diffuso e quindi criterio con il quale si fanno le scelte, quelle scelte di cui parlava poco fa Diego Sarno, che sono scelte complicate, che possono essere apprezzate. Ecco il diritto alla verità che incontra il bisogno di verità. Quelle scelte sono apprezzate se c'è una cultura civica, se c'è qualcuno che in tempi non sospetti ha seminato il pensiero critico, la ricerca della libertà, l'etica della responsabilità. Sono orgogliosamente amico del cammello. Viva Nichelino e viva Angelino Riggio!